film autobiografico sulla vita adolescenziale del regista. Nonostante siano presenti i classici stilemi cinematografici di Sorrentino, il regista se ne discosta spesso per la buona riuscita della narrazione, in cui è presente un forte sottotesto emozionale di grande impatto. Dialoghi brillanti, ottima fotografia e performance degli attori. In particolare, il giovane Filippo Scotti, alla sua prima esperienza cinematografica, ha ricevuto il premio Marcello Mastroianni. Il film ha ricevuto ben 16 candidature ai Davide di Donatello 2022, vincendo la categoria Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Autore della Fotografia a Dario D'Antonio e il David Giovani. Inoltre è stato selezionato per rappresentare l'Italia agli Oscar 2022 nella sezione del Miglior Film Internazionale,